A pagina 34 il libro Amaldi parla delle misure sperimentali e ricorda che si possono misurare soltanto le grandezze fisiche, ma non la felicità, per esempio, che invece non è una grandezza fisica perché non è misurabile in una maniera oggettiva. Il libro distingue gli strumenti di misura in digitali e analogici. Digitali se hanno un display che indica il numero, cioè le cifre. Infatti la parola digit in latino vuol dire dito, in inglese vuol dire cifra. Le due cose sono collegate perché si conta con le dita. E le cifre sono 10, da 0 a 9, perché sono una per ogni dito delle mani. Quindi è logico che le cifre e le dita alla fine sono quasi lo stesso concetto. Qui vediamo alcuni strumenti digitali, perché il risultato della misura è espresso attraverso cifre. Poi ci sono gli strumenti analogici, dove il valore della misura si legge su una scala graduata, come per esempio il righello, questo tachimetro, questa bilancia e il vecchio orologio analogico. Il libro propone anche la definizione rigorosa di precisione di uno strumento. Uno strumento è preciso se misurando più volte la stessa grandezza fornisce valori molto vicini tra loro, quindi non è che una volta fornisce un valore, un'altra volta per la stessa grandezza fisica fornisce un valore completamente diverso, ma fornisce tutti i valori vicini e uguali a quelli che sarebbero forniti da uno strumento di riferimento affidabile, per esempio un orologio atomico per la misura del tempo. Il campo di misura di uno strumento è l'insieme dei valori che è in grado di misurare. Per esempio questa figura mostra un termometro che ha una scala che va dai 35 gradi centigradi ai 42 gradi centigradi, quindi da 35 a 42 è il campo di misura. 35 gradi centigradi è la portata minima, 42 è la portata massima. La portata di uno strumento è il massimo valore che può essere misurato a partire da zero. Per esempio questo tachimetro analogico ha una portata di 220 km/h, da 0 a 220. Il valore massimo è anche detto valore di fondo scala. Qui è riportato l'esempio di un tester, cioè un multimetro digitale, che può essere impiegato come voltmetro o amperometro, cioè misuratore di voltaggi e correnti, che ha questo strumento, ha molti fondi scala da poter scegliere, girando questa manopola qua. Poi c'è la sensibilità, che è la più piccola variazione della grandezza che uno strumento può misurare. Per esempio la sensibilità di questo tachimetro analogico è di 10 km/h, perché le tacche sono distanziate ogni 10 km/h. Per gli strumenti digitali la sensibilità è data dall'ultima cifra che viene mostrata. Per esempio, in questo contachilometri, 132 km, per esempio 8, la sensibilità è sull'ultima cifra mostrata, quindi è 0,1 km. Per questo termometro, invece, la sensibilità è un decimo di grado, perché i valori che può misurare saltano da un decimo di grado all'altro, per esempio 36,6, 7,8. E questo orologio del cellulare ha una sensibilità di un minuto, almeno così come appare sullo schermo, perché il valore mostrato, l'ora, va a salti di un minuto, 36, 37, 38. La sensibilità di questo termometro analogico pure è di un decimo di grado, perché le tacchette sono distanziate di un decimo di grado. Infatti, per esempio, da 35 a 36 gradi si contano 10 tacchette, perciò ogni tacchetta è un decimo di grado. Il libro lo spiega qua e spiega anche quello che abbiamo detto prima. Negli strumenti digitali la sensibilità corrisponde al valore della più piccola variazione dell'ultima cifra a destra nel display. Mentre questo termometro ha una sensibilità di un decimo di grado, questo ce l'ha di un ventesimo di grado. Se i valori mostrati, per esempio, vanno a salti di 0,05, per esempio 38,65, il valore successivo potrebbe essere 0,70, 0,75. Se invece va a salti di 0,01, cioè 38,65, 66, 67 e così via, allora la sensibilità è 0,01 gradi centigradi. Il libro dice anche che la sensibilità di uno strumento non va confuso con la precisione. Per esempio può sembrare che questo termometro sia più preciso del secondo, perché ha una maggiore sensibilità, cioè una sensibilità più fine. Però può darsi che sia più preciso il secondo termometro perché dà delle misure di temperatura magari più affidabili. Bisognerebbe provarli entrambi misurando una temperatura di cui si conosce già il valore e vedere quali dei due segna la temperatura corretta e se misurando la stessa temperatura forniscono sempre lo stesso risultato o risultati piuttosto variabili.
Poi c'è la prontezza di uno strumento, che è la rapidità con il quale risponde ad una variazione della quantità da misurare. Per esempio, il termometro a liquido ha una prontezza bassa, nel senso che se la temperatura cambia improvvisamente, il termometro non risponde immediatamente, ma ha bisogno di, per esempio, un minuto o due. Il tempo necessario al liquido per dilatarsi e salire se, per esempio, viene aumentata la temperatura esterna. Invece una bilancia è uno strumento molto pronto perché risponde subito a una variazione del peso che viene appoggiato sul piattello. L'incertezza nelle misure poi è una cosa inevitabile. A ogni misura è associata un'incertezza. Non esistono misure infinitamente precise, misure esatte. L'incertezza di una misura si può ridurre, ma mai eliminare. Si può ridurre utilizzando per esempio uno strumento con una sensibilità migliore. Per esempio, per misurare una lunghezza, anziché utilizzare un righello millimetrato che ha la sensibilità di un millimetro, si può utilizzare un calibro che ha una sensibilità 10 volte migliore, un decimo di millimetro, o anche 20 volte migliore. Ci stanno anche calibri cosiddetti ventesimali che riescono ad apprezzare anche il ventesimo di millimetro. O meglio ancora, un micrometro, detto anche Palmer, che può misurare anche i centesimi di millimetro. Però comunque anche gli strumenti più sensibili non possono mai ridurre a zero l'incertezza di misura. La possono ridurre, ma non a zero.